Buongiorno a tutti e bentornati qui su Luce Cartomante Carte Napoletane. Allora, intanto ringrazio tutte le persone che hanno seguito l'ultima canalizzazione. Devo dire che ha avuto un gran successo anche le lettere. Tanti di voi hanno trovato proprio riscontro nelle lettere che mi sono uscite, si sono trovati magari con un nome, con un cognome. Quindi ringrazio tutti anche per anche per le recensioni positive che ho ricevuto. Allora, voglio andare a fare un'altra stesura di questo genere. Andrò a mettere due palline, quindi la prima è la carrozza, una candela a forma di carrozza di Cenerentola, ve la faccio vedere così potete fare la vostra scelta. Andremo a pensare comunque a una persona nello specifico e andremo a vedere questa persona che cosa ti direbbe in questo preciso momento, il momento che tu comunque guarderai il video. Ok? Vi ricordo che i video comunque hanno sempre validità. Ok, dal momento che voi li trovate e li vedete. La seconda ha la palla di Roma, la pallina di Roma. Ok? Quindi 1 e variante 2. Io mi vado a preparare le mie carte e andiamo a fare questa breve canalizzazione, diciamo che cosa questa persona a cui tu hai pensato in questo preciso momento ti direbbe, che cosa ti direbbe, forse non ti dice, ok? Quindi, allora, vediamo un po' per la prima variante, per chi ha scelto. Per chi ha scelto la prima variante. Con la carrozza, che cosa ti direbbe questa persona che forse non ha il coraggio o non ha mai avuto il coraggio di dirti? Che cosa ti direbbe questa persona, variante numero 1? Che cosa ti direbbe, variante numero 1? Qual è il messaggio che ti vuole portare? Che cosa ti vuole dire questa persona? Variante della carrozza. Che cosa ti direbbe questa persona che forse non ti dice? Che cosa ti direbbe? Allora, c'è un'altra figura femminile, c'è un'altra donna. So che tu mi stai aspettando in silenzio. Qui c'è anche il vedere un'altra donna. Andiamo avanti un attimo. Ok, sono. Questo mio forte attaccamento per il mio lato autoritario, probabilmente anche per il farmi vedere sempre comunque forte, faccio vedere sempre che non ho bisogno delle persone, a volte faccio fatica anche a dimostrare veramente i miei sentimenti e il mio affetto, il mio bene. Qui c'è comunque la presenza di un'altra donna. Tu probabilmente mi hai visto in questo modo così forte, così anche orgoglioso. In questo momento c'è silenzio e devo dire un miglioramento. Ho il progetto di stare insieme a te nel futuro. Questa è la cosa che mi rende felice, ma comunque in questo momento il fermo che c'è è necessario. Il mio pensiero è estremamente confuso. So di averti delusa e ferita parecchio.
Probabilmente ti sei sentita anche usata, ma non è questo assolutamente il vero, la verità. Sì, so che ti ho fatto veramente male a livello emotivo, probabilmente ti ho dato una bella mazzata a livello emotivo. Anche io comunque a livello emotivo ho molte difficoltà a lasciarmi andare, ho sempre paura di un'ulteriore delusione, ho sempre paura, anche se non si direbbe, comunque di soffrire. Per questo motivo mi faccio vedere così forte, autoritario, così razionale tutto d'un pezzo, e questo è il motivo. Ho paura di soffrire e ho paura di rivivere nuovamente una delusione nel mio cuore, così preferisco stare in silenzio. Ci sono delle persone che non devono venire a sapere delle cose. Qui mi fanno vedere una figura maschile, anche una figura femminile, però diciamo che qua mi creerebbero dei problemi queste notizie, e quindi io cerco di rimanere il più riservato possibile. Soffro di solitudine nella mia casa, mi sento estremamente solo e vorrei che tutto questo cambiasse. Vorrei comunque mettere fine a questo senso di solitudine. Tu mi hai dato calore. Non so gestire le situazioni all'interno comunque della mia casa. Non voglio più sentirmi bugiardo, infedele e falso. Però non riesco a trovare il modo per cambiare, anzi, questo cambiamento proprio a me non piace, non mi piace fare questo cambiamento, ma non mi piace nemmeno sentirmi così bugiardo. Questo è un messaggio che arriva da, credo, una figura maschile che potrebbe stare con due piedi in due scarpe differenti, come si dice. Qui credo che ci sia un uomo che si voglia dimostrare tutto d'un pezzo, ma in realtà dentro è fragile. Potrebbe avere delle difficoltà perché potrebbero esserci delle altre persone coinvolte, e nonostante comunque nella sua abitazione o casa questa situazione non sia delle più felici, è una persona che comunque vuole mantenere un po' una sorta di segretezza, una sorta di riservatezza. Ecco, queste notizie che potrebbero arrivare potrebbero creargli problemi anche a livello economico, oserei dire. Di conseguenza, se c'è un momento di stallo, come credo che sia, un momento di fermo, un momento di stop, questa persona ti dice che comunque si fa vedere così forte, così tutto d'un pezzo, come abbiamo visto all'inizio, perché? Perché comunque ha paura di un'ulteriore delusione, si sente confuso e quindi scappa, fugge. Sicuramente il progetto di ritornare insieme dopo questo momento di fermo è comunque un progetto che sì, parte da te, ma è un progetto condiviso. Ok? È stufo di sentirsi probabilmente con il dito puntato contro, o è stufo di sentirsi di dover mentire. Ok? Questo è il messaggio che arriva dalla prima variante, chi ha scelto la carrozza di Cenerentola. Sì, qua dice prima o poi cambierò perché io la situazione in casa mia non la so più gestire. Voglio un cambiamento, anche se questo cambiamento in realtà, cioè lo voglio, ma non lo voglio. Mi fanno vedere questo. Non sa più gestire la situazione nella sua casa, quindi la situazione di solitudine, la situazione di obbligo, oserei dire quasi. Ma non si vuole sentire infedele, vuole cambiare, ma lo spaventa cambiare. Mi fanno vedere questo. Ok? Allora, a chi risuona questo messaggio?
vi chiedo un like di supporto. Allora, passiamo adesso alla sfera numero 2 con la Roma. Allora, andiamo a vedere il messaggio invece per chi ha scelto la sfera numero 2. Che cosa vi vorrebbe dire questa persona a cui state pensando? Quindi alla persona a cui tu stai pensando. La persona a cui tu stai pensando, qual è il messaggio che ti vuole arrivare? Allora, la persona a cui tu stai pensando, qual è il messaggio che ti vuole inviare? Che cosa ti direbbe? Quale messaggio? Quale messaggio ti vuole arrivare dalla variante numero 2? Quale messaggio per la variante numero 2? Quale messaggio per la variante numero 2 vuole arrivare? Lascia andare il tuo passato, sei troppo lì che pensi al passato ancora. Il presente è adesso, il futuro lo crei adesso. Hai tante persone che comunque ti amano, ti vogliono bene. Anche a livello lavorativo è comunque in arrivo un cambiamento positivo, c'è una felicità. È una felicità meritata, devi smettere di pensare al passato. Allora, qui non si parla, qui si parla di un cammino, qui si parla di andare avanti. Metti fine a questo sentirti sola o richiedere sempre l'indipendenza, la solitudine, con calma, piano piano, un passo alla volta, però non ti devi fermare, l'importante è andare avanti e camminare, nonostante i piccoli problemi che si possono comunque presentare nella vita quotidiana. Riceverai una notizia estremamente positiva, un regalo, un dono inaspettato, un qualcosa che non ti aspetti, di estremo valore, da una persona che fa fatica a parlare e a dimostrarti veramente quello che prova per te. È un po' una persona confusa, potrebbe anche sottovalutarsi questa persona. Una persona che a volte magari sparisce o, ripeto, parla in modo confuso, fa fatica, è insicuro. Però arrivano delle notizie estremamente positive, ripeto, anche un dono da questa figura maschile. È un po' impacciato, mi fanno vedere che è impacciato. Ma lui ha paura, non lo so, pensa che ci sono degli ostacoli, pensa che comunque ti vuole estremamente bene, ma mi fanno vedere che è come se pensasse a degli ostacoli provenienti, delle difficoltà appunto provenienti da altre persone. Ma io qua vedo che questa persona ha un progetto importante con te. Ha in progetto di costruire un qualcosa di estremamente importante che riguarda anche una casa, una convivenza. E ha un progetto anche di invitarti, è una persona decisa, estremamente decisa a volere stare insieme a te, a fare progetti veramente concreti con te.
Io qui penso che sia un messaggio d'amore, comunque. È come se questa persona ti dicesse: lascia andare il passato. Forse questo uomo è un uomo del passato che in qualche modo è rimasto nel tuo pensiero e ti blocca e ti ostacola, diciamo, l'avanzamento, no? Quindi il passato, quello che ti è successo nel passato. Il tuo pensiero è ancora rivolto al passato e ti dice: lascia andare il passato, il futuro, il presente è adesso, tu adesso sei un'altra persona e in futuro potrai diventare una persona ancora più bella, migliore, se lasci andare il passato. Qui ci sono tante persone che ti amano e anche a livello economico vedo però proprio un momento di felicità, quindi un cambiamento che ti sei meritata. Mi fanno vedere smetti di... È come se questo uomo che ti parla in quattro parole, se ti dicesse comunque smetti di continuare a voler essere indipendente, sola, fare tutto da sola, a fermarti. Qui non ti devi fermare, qui piuttosto rallenta il tuo cammino, però comunque vai avanti, non ti fermare. Anche io nella mia vita di tutti i giorni posso avere a volte dei momenti dove sono emotivamente un pochino più, non lo so, titubante, confuso. Però tu nella mia vita sei un dono e in qualche modo, a modo mio, sto cercando di fartelo capire. Non voglio deluderti, assolutamente, non ti voglio deludere. E a volte faccio fatica anche a decifrare le tue parole e a volte faccio fatica ad esprimermi, ti dice. Però io penso, che ti amo addirittura, qua mi fanno proprio vedere la carta dell'amore, del sentimento vero e sincero. Io penso di avere dei sentimenti veri e sinceri verso di te. Sono un po' preoccupato per una figura maschile che probabilmente quando eri più giovane ti ha bloccata, però io sono deciso a fare un qualcosa di importante con te, a costruire una casa, ad avere dei progetti e secondo me anche se c'è la possibilità qua dei bambini. Ok? È un messaggio fantastico d'amore questo, il secondo mazzetto. Il secondo mazzetto è un uomo estremamente, un uomo, una donna comunque, che ti chiede di lasciare andare il passato per ricostruire una vita insieme a lui o a lei. È una persona sincera, è questa, ok? Io spero che questo brevissimo video possa avervi fatto piacere. Vi abbraccio, ci vediamo poi giovedì con l'oroscopo, come sempre. E continuate a seguirmi se volete, anche comunque su Facebook, mi trovate anche su TikTok, sempre come Luce Carte Napoletane, e su Instagram. E su Facebook, dove comunque ogni giorno cerco di mettere sempre in maniera continuativa dei video, così dove ci teniamo compagnia. Ok? Vi ricordo inoltre che per avere un consulto privato e personalizzato con me, mi potete inviare un messaggino su WhatsApp, ok? Per prendere l'appuntamento, per avere tutte le informazioni necessarie. Il numero ve lo lascio giù nella descrizione. Ok? Un abbraccio a tutti e grazie.